L'amore crea rispetto, gentilezza, dignità, vita. Sono queste le parole che gli studenti della scuola media Giorgio Vasari di Arezzo hanno deciso di scrivere sulla panchina rossa inaugurata nel resede dell'istituto scolastico. È compito della scuola istruire, educare, formare le giovani generazioni ad una cittadinanza consapevole ed attiva. E muovendo dai fatti di cronaca, muovendo dalle situazioni che erano successe negli ultimi tempi, abbiamo coinvolto i ragazzi e i ragazzi sono stati a loro volta molto sensibili e partecipi come protagonisti di queste attività. Come ogni panchina rossa simboleggia il posto vuoto lasciato dalle donne vittime di violenza, un fenomeno purtroppo in continua crescita. La cosa più entusiasmante da parte anche dell'associazione del centro antiviolenza, che spesso fa interventi scolastici, è proprio la curiosità, la capacità dei ragazzi e delle ragazze di comprendere una tematica e anche la sete che hanno di risposte, perché è un problema che in qualche maniera li tocca in maniera diretta o indiretta, per cui avere delle risposte significative e che abbiano anche un contenuto corretto proprio da un punto di vista di trasmissione del messaggio è fondamentale. I ragazzi sono il futuro e è in mano a loro il potere del cambiamento. Come Polizia di Stato abbiamo, e la inaugureremo tra poco, allestito una sala d'ascolto proprio per cercare di non essere visti come chi reprime, ma di essere visti come non poliziotti ma come persone che ascoltano nel chiuso di una stanza che non è tipica di polizia ma è piena di fiori e di alberi, per poter immogliare a denunciare. Nell'occasione è stato anche premiato il miglior cartellone, frutto del lavoro delle varie classi, dedicato al tema dell'amore come valore da coltivare contro ogni violenza. I lavori che hanno realizzato hanno colto perfettamente lo spirito di questa giornata. Quindi una grande attenzione all'amore inteso per come deve essere inteso, quindi un amore che è rispetto, che è prendersi cura dell'altro e che non è mai prevaricazione e che non è mai violenza.